Amici di Super Six, buon pomeriggio e bentornati ad una nuova puntata di GAM. Oggi parliamo di animazione giapponese ed in particolar modo di Heidi, che proprio quest'anno compie 50 anni. Questa serie viene infatti prodotta in Giappone nel 1974 dallo studio di animazione Zuiyo Eizu, da cui poi più tardi nacque la Nippon Animation. La regia è di Isao Takahata e i disegni sono di Hayao Miyazaki, che abbiamo poi conosciuto meglio in seguito grazie a grandi capolavori come Nausicaa, Totoro, La città incantata e per ultimo Il ragazzo e l'airone, peraltro vincitore del Golden Globe nella categoria dei miglior film di animazione. Heidi è stato tra i primi cartoni animati giapponesi ad arrivare in Italia. La sua prima messa in onda infatti risale al 7 febbraio del 1978 sulla Rete 1 della Rai. La serie è composta da 52 episodi ed è ispirata al romanzo della scrittrice svizzera Johanna Spyri. La storia racconta di una bambina di 5 anni rimasta orfana che vive sulle montagne svizzere in una baita insieme al suo nonno, il vecchio dell'Alpe. Qui praticamente trascorre le sue giornate insieme al pastorello Peter e alle sue capre. Nel corso degli episodi poi lascerà le sue amate montagne e andrà a vivere nella città di Francoforte, dove qui conoscerà Clara, e per poi ovviamente far ritorno di nuovo a casa tra le sue montagne. Questa in breve la sua storia. Sempre di Heidi ricordiamo anche la versione a telefilm prodotta dalla televisione svizzera ed interpretata dall'attrice Katia Polletin, qui da noi poi sarà trasmessa in seguito dalle TV locali. Furono anche realizzati diversi lungometraggi proprio ispirati a questa protagonista e per parlare di questo abbiamo in collegamento con noi il nostro Francesco Piccardo, al quale do la parola. Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, qui andiamo a parlare dei film principalmente andati al cinema riguardanti il personaggio di Heidi dagli anni 30 alla fine degli anni 70, perché poi ci saranno altri film andati fino ai primi anni 2000, ma di questo non me ne occuperò. E non me ne occuperò nemmeno dei film, dei tre film di montaggio della serie animata giapponese. Allora, partiamo dal primissimo film. Ecco, poi, importante, questi film che io citerò sono film che si sono visti in Italia nelle sale cinematografiche. Quelli che poi non sono stati in qualche modo diffusi non li citerò. Il primo film è Zoccoletti olandesi, che è un film americano del 37 interpretato da Shirley Temple ed è stato diretto da Alan Dwan. Di questo film è reperibile soltanto un ridoppiaggio avvenuto nel dopoguerra, in quanto il primo in cui Heidi era doppiata da Miranda Bonansea purtroppo è stato smarrito, si pensa distrutto durante la guerra. Andando avanti arriviamo al 52, un film intitolato Sono tornata per te, è un film in bianco e nero totalmente realizzato in Italia, diretto da Luigi Comencini. Il film è reperibile in videocassetta. Poi abbiamo un film dal titolo semplicissimo Heidi ed è un film prodotto in Austria nel 1965 per la regia di Werner Jacobs. Questo film è stato proiettato in Italia soltanto nel 1978, quindi 13 anni dopo, e siccome si trattava quindi di un film molto più datato, si pensò di attualizzarlo facendo cantare i titoli di testa di coda Rita Pavone. Non so se vi ricordate la simpaticissima Heidi D. Tra l'altro Heidi in questo film è stata doppiata da Francesca Guadagno e questo è perché si decise, visto il successo della serie animata, di mantenere la stessa voce. Anche questo film è reperibile in videocassetta. Seguo un altro film che è un film per la TV che è stato trasmesso sulla TV inglese il 17 novembre del 68, anche questo tratto dal romanzo di Johanna Spyri, e si intitola L'indimenticabile Heidi. Il film è una coproduzione anglo-tedesca.
Questo film è stato programmato in Rai soltanto una o due volte. È attualmente un film molto raro. Poi abbiamo, diciamo, una parentesi animata, un film noto ai più chiamato Heidi Principessa, film animato giapponese del 1977, e approdò nelle sale italiane intorno al Natale 78, quindi abbondantemente un anno e mezzo dopo, e mantiene la voce originale della serie animata della piccola protagonista Heidi, e che oltretutto nel film canterà anche il tema dei titoli di testa. Mi sto riferendo ovviamente a Francesca Guadagno. Questa è una parentesi di un film lungometraggio animato, ma poi torniamo ancora a un nuovo lungometraggio con attori, è intitolato Le nuove avventure di Heidi. Questo film è un film intanto americano del 1978 diretto da Ralph Senesky. Il film, oltre a essere ovviamente stato trasmesso nei cinema in Italia, è stato programmato in Rai soltanto una volta. Attualmente è un film irriperibile, un po' come anche l'indimenticabile Heidi, solo che l'indimenticabile Heidi si può, diciamo, visionare sul catalogo Rai. Ecco, è tutto, Marco. Penso che abbiamo dato in questo modo una bella panoramica di quelli che sono i film che sono arrivati in Italia in 4 decadi, quindi dal 1937 al 1978. Ciao Marco e ciao a tutti. Grazie Francesco per queste preziose informazioni e adesso noi torniamo a parlare del cartone animato ed in particolar modo della sigla italiana che fu scritta dall'indimenticabile Franco Migliacci ed interpretata da Elisabetta Viviani. Noi abbiamo una intervista proprio realizzata a Elisabetta Viviani durante il corso di una manifestazione che si è tenuta qualche anno fa e che era appunto Ciao Anni Verdi. Vi facciamo vedere questo momento in cui la Viviani parla proprio di Heidi e sempre in questa sequenza c'è anche un pezzettino dove lei accenna proprio la canzone. Eccola qui, vediamo il filmato. I telespettatori di Gamme la legheranno comunque sempre e indissolubilmente alla sigla di Heidi, Sì. ma quando lei ha inciso questa sigla, credeva che a distanza di tanti anni avrebbe continuato a regalarle così tante soddisfazioni? Ma no, perché all'inizio non è stata così, cioè nel senso che all'inizio era considerata una cosa per bambini, quindi negli anni Ottanta dicevano che le canzoni per bambini erano considerate di serie B. Invece poi, passando gli anni, è diventato un cult questa sigla, come tante altre sigle televisive di allora. E quindi per me è un onore continuare a portare avanti questa cosa. Insomma, ormai è importante per Sì. me avere. Heidi, Heidi, tenera, piccola, con un cuore così. E adesso parliamo del doppiaggio che fu eseguito presso la Fonoroma sotto la direzione di Enrico Bomba. E tra le voci ricordiamo Francesca Guadagno, che appunto interpretava Heidi, la zia Date, interpretata dalla bravissima Germana Dominici, purtroppo scomparsa recentemente. Poi c'era anche Peter, doppiato da un giovanissimo Riccardo Rossi, e poi ancora Sergio Fiorentini, che era la voce del nonno di Heidi, e ricordiamo anche Rosetta Calavetta, la signorina Rottermeier, e poi molti altri. Insomma, davvero un cast eccezionale. Come accadeva per ogni cartone animato e come accade ancora oggi in seguito al successo della serie, c'era anche il merchandising e guardate cosa ho portato dalla mia collezione. Allora, cominciamo con questa cassetta che erano quei filmini Super 8 a ciclo continuo della Mupi. Questo, per esempio, era un episodio dal titolo La raccolta delle castagne. Praticamente era proprio una cosa molto molto breve, durava, diciamo, parliamo di secondi, però il solo fatto, ecco, di rivederla attraverso il cinevisor oppure attraverso il viewer, no? Che era quello che si girava con la manovella, già era per noi bambini di allora era un qualcosa di magico, no?
Oltre a questo, ho portato anche l'album delle figurine di Heidi, quello proprio dell'epoca, originale, bellissimo. Praticamente questo è il mio, è proprio quello che ho in collezione ed è tutto completo. E praticamente c'erano praticamente riportate alcuni degli episodi della serie. Veramente, veramente molto bello. E si è mantenuto anche bene, malgrado, diciamo, i suoi 40 e passanni, insomma, ecco. E poi, altra cosa molto carina e molto originale, questo è il 45 giri, proprio della sigla originale giapponese dal titolo Alps no Shoujo Aiji. Eccolo qui, questo era il disco. E peraltro, la cosa carina di questo 45 giri, che al proprio interno, oltre ad avere ovviamente il supporto, eccolo qui, questo era il disco originale, praticamente c'era anche una sorta di illustrazione, eccola qui, la potete vedere, questa è la parte anteriore, questa invece è la parte posteriore, e proprio all'interno c'era custodito il 45 giri. Bene, e con questi ricordi si conclude anche per oggi una nuova puntata di GAM. Non prima però di avervi ricordato, come sempre, i nostri appuntamenti quotidiani sui social. E quindi su Facebook ci trovate come Amici di GAM, su Instagram come GAM_2.0 e per finire il nostro sito internet gamtv.it, sempre più vintage. Grazie a tutti per averci seguito, grazie ancora a Francesco Piccardo per il suo intervento e noi, come sempre, se volete, ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Super Six per una nuova puntata di GAM. E adesso, come sempre, arriva la nostra sigla. Yeah.